Ha fatto sognare tutta la sua città, ma non solo. Il giovane Gaetano Pio Oristanio, calciatore di Rocca d'Aspide, trequartista della primavera dell'Inter, che sta ottenendo ottimi risultati. Il giovane Gaetano, di soli 17 anni, ha partecipato ai mondiali in Brasile, arrivando in finale con l'Italia. Ed anche se la nazionale è stata battuta dal Brasile, è stato comunque un grande successo per la squadra ed una grande soddisfazione per il giovane calciatore. Soddisfatti i genitori Raffaella e Rosario Oristanio, incontrati a Rocca d'Aspide. Gaetano sta vivendo un momento magico sicuramente, anche se lui sa benissimo che deve lavorare, stare con i piedi per terra, essere umile per poter continuare il suo percorso, però a livello giovanile si sta togliendo molte soddisfazioni. Voi vi aspettavate, Raffaella, come genitori, che questo giovanissimo di soli 17 anni, con la passione per il calcio, potesse arrivare a 17 anni a questi risultati? È sempre stato un ragazzino molto determinato, diciamo, con le idee chiare, però che arrivasse, voglio dire, a questi livelli sicuramente no. Però, insomma, ha fatto un percorso di sacrificio, che speriamo continui a portargli delle soddisfazioni. Il mondiale si è concluso da pochissimi giorni, vi sentite? Lui che cosa dice? Come vive questa esperienza sicuramente sconvolgente per un ragazzo, insomma, di 17 anni cresciuto qui a Rocca d'Aspide? È ritornato a casa qualche giorno fa e ha detto che ha vissuto una bella esperienza sicuramente, però conosco bene mio figlio e so che subito si prefigge nuovi obiettivi, non dorme sugli allori, diciamo, anzi a volte gli dico che deve godere più il momento. Tra l'altro lui, insomma, milita nell'Inter, nella primavera dell'Inter, questo è un risultato già straordinario. Poi i mondiali, insomma, sono stati il non plus ultra, evidentemente, però ecco, già giocare nell'Inter deve essere una grande soddisfazione, ma anche, come tu giustamente dici, una grande responsabilità. Sì, sono le società che, diciamo, molto serie, che fanno una selezione molto, voglio dire, difficile per un ragazzino, quindi arrivare lì già è stato importante. Poi giustamente anno per anno deve confermare le sue qualità per raggiungere quindi altri traguardi, quindi è sempre a rischio, voglio dire, pensare di essere già un giocatore dell'Inter. L'Inter gli permette di formarsi per poi diventare un calciatore di quale livello non lo sappiamo ancora, speriamo di un buon livello. Naturalmente mi piace ricordare anche che Gaetano è figlio in qualche modo d'arte, perché tu, Rosario, che sei il suo papà, hai un passato di esperienze, di successo anche, magari non a questi livelli, però comunque del calcio hai fatto la tua parte. Ma ho giocato nei dilettanti e qualche anno in Serie C, però a livello di mio figlio non penso proprio perché, però gli ho trasmesso qualcosa, la passione e il lavoro che io nei dilettanti non facevo tanto, diciamo. Certo. Lui si sta togliendo delle soddisfazioni, pure io veramente sono contento e sono orgoglioso di lui. Insomma, grandi risultati, ma soprattutto, come Raffaella sottolineava, grande impegno per arrivare fin qui, ma anche per aspirare, insomma, a qualche altra cosa. Quindi davvero lo sport, il calcio in particolare, è sacrificio. Sì, sono sacrifici, però se c'è la passione, il sacrificio, diciamo, è meno pesante, diciamo. Mio figlio a 13 anni è andato via da Rocca d'Aspe, un paesino di 8.000 abitanti, è andato a Milano da solo, non è molto facile per un ragazzino. Però lui la passione, come ci diceva, aveva passione, passione e l'ha portato avanti così. Speriamo che continui in Certo. questo modo, le soddisfazioni, ci dia tante soddisfazioni, speriamo. Lui come riesce, secondo te, a conciliare la vita da sportivo con tutto ciò che comunque la vita di un 17enne comporta? È un po', diciamo che lui è in una società dove lo indirizzano a scuola, lo indirizzano nel calcio, gli fanno fare esperienze importanti, gioca a livello europeo con la Youth League, diciamo queste esperienze lo portano a far crescere, speriamo bene.